Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori di Teleprima. Siamo sempre qui a Nautic Sud e oggi siamo in compagnia del dottor Nicola Graziano, magistrato della fallimentare del Tribunale di Napoli. Buonasera, dottor Graziano. Buonasera a tutti, buonasera, grazie per avermi invitato. Sono molto contento di stare qui con voi, una giornata importante per la città di Napoli e per tutti quanti noi, grazie. Cosa ne pensa, cosa ci dice di questa mostra del Nautic Sud? Io sono un abitué, nel senso che vengo ogni anno e ho visto che negli ultimi anni c'è stata una ripresa e questo mi fa molto felice, perché credo che sia importante mantenere questo momento qui a Napoli. Gli anni passati c'era un po' meno gente, ma adesso c'è una ripresa, e chi come me è destinato a vivere un po' con la parte un po' patologica dell'economia, perché nella quale il giudice fallimentare, vede sempre con grande favore che c'è questa ripresa, un grande favore, un grande entusiasmo, che la città di Napoli risponde con tanta gente, con tante occasioni di sviluppo. E qui poi c'è questo meraviglioso cantiere Niro, che ho visto che è molto importante, un'altra realtà fondamentale per la Campania, quindi sono molto contento anche per questo. Lei quindi, come diceva, giustamente vive quotidianamente, possiamo dire, quelle che sono le problematiche di questi periodi di gravi crisi che stanno attanagliando soprattutto l'economia del Sud. Quindi una ripresa economica soprattutto per quello che riguarda il settore nautico, il settore navale, che è così pregnante per la città di Napoli. Lei come lo vede? Che cosa darebbe come suggerimento agli imprenditori o proprio a chi di competenza nel settore turistico per la ripresa proprio di questo importante settore dell'economia napoletana? Io sono convinto che chi ha tenuto duro in questi anni ha avuto ragione, perché credo che una città come Napoli, una regione meravigliosa come la Campania, che ospita questo Nautic Sud, meriti che cosa? Merita una grande industria che riguarda appunto la nautica, merita una grande attenzione al turismo, perché noi abbiamo dei posti straordinari, meravigliosi, dei posti che ci invidia il mondo, per cui attraversarli attraverso il mare, attraverso la nautica, attraverso quelle che sono gli odori, i profumi di queste nostre coste, secondo me credo che è la risposta migliore a chi appunto pensa in modo pessimistico. Noi siamo invece ottimisti, siamo per lo sviluppo, siamo per guardare oltre e davanti. Non ci ha mai abbandonato questa terra del resto, non ci ha mai abbandonato come terra del mito, come terra dei sapori, come terra degli odori, come terra delle bellezze naturali. Per cui se insieme a questa terra, che noi continuiamo a rispettare, perché c'è una nautica consapevole, c'è una nautica giusta, c'è una nautica che rispetta il mare, se continuiamo a fare questo, questa virtuosità del rapporto tra nautica, tra mare, tra bellezze naturali, tra turismo, credo che possa ancora di più confermare questo trend positivo che riguarda la città di Napoli ma la Campania. In questi anni, come sapete, è esploso il turismo in questa città, perché è una città meravigliosa, perché la Campania è meravigliosa, e noi lo diciamo con un grande orgoglio, siamo cittadini di questa terra, siamo campani, siamo napoletani, siamo di chi lavora tutti i giorni imboccandosi le mani, perché le maniche, perché è importante, e diamo un piccolo contributo come tutti quanti noi, e quindi è giusto che sottolineiamo queste bellezze. Il turismo è una risorsa, la nautica è una risorsa, e io guardo ad un futuro molto roseo, molto positivo, e che abbaglia con questo sole meraviglioso che bacia le nostre coste. Benissimo, ci ha fatto venire voglia, dottor Graziano, di venire veramente a visitare Napoli dal mare. Si vede che lei in questo che ha detto ci ha messo tutta la passione, perché è innamorato del mare, si vede chiaramente, quindi un appassionato forte, lo vive sicuramente dal lato barca, il mare di Napoli e le coste della Campania. Però è vero, comunque noi siamo una delle regioni più belle d'Italia, una regione totalmente turistica, se vogliamo dire, perché tutte le nostre zone sono belle, non solo le coste ma anche gli entroterra, anche le piccole realtà provinciali che vanno rivalutate, vanno conosciute. Quindi anche con questo che lei ha detto, quest'ultima parola, il sole, veramente deve essere portato il sole all'interno della nostra regione, anche per una rivalutazione da un punto
punto di vista sociale e anche da un punto di vista proprio culturale, perché purtroppo noi ultimamente siamo stati un po' bistrattati da tanta stampa negativa nei nostri riguardi. Su questo, se posso, questo intervenire e dire che voi avete la possibilità, io faccio un appello a voi, a Teleprima, conosco la sensibilità, conosco l'impegno, conosco la voglia appunto di dare un contributo positivo. Credo che se noi discutiamo di cultura, di turismo, di ambiente, di storia, di quello che è tutto il percorso che ha attraversato la nostra terra, penso che insieme, appunto, quindi faccio un appello a voi a questo impegno, ma so che già siete molto impegnati su questo e sono molto contento appunto di poter dare un piccolo contributo. Se si scommette sulla cultura, sul recupero della memoria, su quello che hanno fatto i nostri avi, perché è prospettiva del futuro, perché noi viviamo appunto un momento presente, non dobbiamo mai dimenticare il passato, dobbiamo guardare al futuro. Se facciamo questo, noi possiamo soltanto immaginare un futuro straordinario per questa terra. Dobbiamo difenderla, dobbiamo parlarne, dobbiamo raccontare le bellezze di questa terra come se fosse una favola straordinaria e meravigliosa. Se lo facciamo tutti insieme, se lo facciamo anche grazie al vostro impegno, penso che possiamo cancellare quelle tante cattive notizie che fanno parte purtroppo della realtà, che sono state, ma che sicuramente possono essere compensate di molto rispetto a quelle che sono invece le nostre virtuosità. Tutti insieme questa sfida per il futuro, dico così, la possiamo vincere. Quindi io sono convinto che di essere un piccolo granello di un grande, diciamo, spiaggia meravigliosa. Attraversiamola, calpestiamola, ognuno fa la sua parte e sicuramente vedremo appunto questa terra risplendere come, nonostante i sacrifici che ha fatto, nonostante le lesioni che ha avuto, ma vuole risplendere perché è una terra forte, una terra invincibile, è una terra che sicuramente darà ancora le grandi soddisfazioni pensando al nostro meraviglioso futuro che ci aspetta. Benissimo, allora noi contiamo sul suo aiuto per un futuro prossimo di trasmissioni che riguarderanno proprio il nostro territorio e come diceva Plutarco, storia magistre vitae, quindi praticamente noi non possiamo prescindere dal futuro se non guardiamo al passato, quel passato che ci ha reso così celebri, quindi quel passato così importante della nostra regione, così illustre, così luminoso. Quindi noi veramente ci contiamo davanti a tutti i nostri telespettatori e in questa sede dove ci siamo trasferiti un po' per un po', insomma, per parlare un po' del mare e di questa nostra regione vista dal mare. Quindi siamo veramente contenti che il dottor Nicola Graziano sia stato qui con noi anche per un breve momento e gli diamo però appuntamento, così come abbiamo detto l'altra volta, nei nostri studi per la presentazione del suo prossimo libro, di cui non anticipiamo niente perché verrà lui e lo verrà a presentare, e per la futura trasmissione sui nostri territori e sulle nostre bellezze territoriali. Grazie. Quindi ci salutiamo. Saluti a tutti. Grazie. Salutiamo i nostri telespettatori, salutiamo tutti i visitatori del Nautic Sud, sperando veramente che sia sempre un momento così bello per la nostra regione come questo, e quindi una ripresa economica totale. Grazie. Giusto? Saluti a tutti, grazie. Saluti ai nostri telespettatori. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.